Eccoci qua, siamo al convento, l'aperitivo della domenica con le nostre colleghe da collegare, un brindisi ragazze, le nostre colleghe da collegare e tutte, eccole qua, guarda come brindano, quella, ecco il brindisi che, ecco a passaggio, alla salute, eccole qua, queste è bastato uno shampoo per farle andare fuori di testa, che dici, aspetta un attimo, ragazzi, vi presento, andiamo a prendere le pazze, intanto, cioè che fai, no, fai, presentati un attimo, tu, questo è l'autista ragazza, eh? Sì. Ecco, Gianni l'autista. Dov'è che è? YouPorn. No, vuole andare su YouPorn subito questo ragazzo, eh? Aspetta un attimo, facciamo un video dopo le sexy parrucchiere. Ragazza, mi fate tutta una faccia sexy, pronte? Ah, oh, sì, guardate in camera. Ecco, ecco qua le sexy parrucchiere, di dove? Quella là è quella con lo spinotto che è da staccare, giusto? Aspettate un attimo, questa è sempre lo spinotto attaccato, come ti chiami te? Monica? Sì. È sempre lo spinotto attaccato? Sì. È vero che quando te lo attaccano i capelli ti si gonfiano una cosa. A mille. E quando ti si gonfiano anche Gianni, succede qualcosa anche a Gianni, vero? A Gianni. No, niente, non dire, no, vai che togliamo la fascia protetta. No, niente. Dai che io questa attenzione. Lancio. Però prima avevo quasi beccato uno scoop. C'era stata dell'intesa tra voi due, vero? No. Incredibile. Gianni, qua è andata male. Queste sono fuori uso, queste due. No, basta. Ok, siete colleghe, vero? Sì. Proprio lavorate assieme. Ah, lavorate assieme. Queste tre invece sono le tre parrucone, giusto? Vi avvicinate di nuovo. Ok, vai coi nomi. Cristina, Ivonne, Federica. Ok, eccoli qua, salutate in camera. Di qua di là. Poi abbiamo Gianni l'autista. Eccolo qua, Gianni l'autista. Poi ancora presentati di nuovo. Monica, fammi un ruggito che tu. Io avevo. Ah! Ecco, questo qua lo dice i clienti quando non pagano, eh? Giusto. Ok, però non so, l'avete visto un famoso film che si chiama Zoan? Lo conoscete, eh? Sì. Ecco qua, ecco. Aspetta un attimo, me lo tieni un attimo. Ecco come fa a fare lo shampoo. Vieni qua, ah, sì, così. Che gli faccio lo shampoo quello. C'è con lo shampoo, questo è lo shampoo richiestissimo dalla. Come si chiama il negozio? R di dov'è il negozio? R di Bardolino, uno shampoo che ti sbatte un pochino, eccolo qua, fammi la fatta soddisfatta. Sì, venite. Sì. R di Bardolino. Cosa provo? Amore, non mi senti niente. Chiedi intervista la mentre io la shampoo. Dimmi, cosa provo? Ma sento, mi sembra terremoto, però. Dai, chiedi. E lei cosa prova? È un lavoraccio, un lavoro duro, è uno sbattimento unico. Lo sento duro, molto duro. Vieni qua, vado. Guarda che ne mancano altre tre, eh. Ne mancano tre. Stanno ballando. Ancora tre? Sì. Non ce la posso fare con tre. Attenzione, abbiamo l'ultima, ma non per casualità. Eccola qua, ce l'abbiamo lei. Come ti chiami? Alexia con la X perché fa scena, questa, giusto. Questa fa molto fashion. Lei è la parrucchiera fashion, vero, del gruppo? Quella tutta di classe, così. Dammi un taglio un po' di classe. Taglieggia un po' così. Fammi cicicici. Fammi cicicici. Guardate, Alexia, come si chiama il tuo negozio? Hairstyle 181. Guarda, fate pubblicità, dai, vi aspetto tutti. In Val Gardena, sì. In Val Gardena, sì. Una rimpatriata, sì. Venite, è tutto in discesa in Val Gardena, quindi è facile. In discesa? È tutto in discesa. In Val Gardena dove? Salita. La piega è una. Eh? In Val Gardena dove la piega è una? Dimmela te. Dai. Ah, ma non la sanno neanche loro. In Val Gardena, da Alexia, dove la piega è una? Fa niente, venite a scoprire la rima di Val Gardena. Un po' dappertutto. Allora, quelli in Val Gardena, se riuscite a trovare la rima, lei vi offre uno shampoo gratis, vero? Bello, uno shampoo con Alexia. Vado a trovare le altre. Ok, ragazzi, fatemi l'ultimo urlo, l'ultima carrellata. Ecco qua le parrucchiere!